Nella tradizione Salome ha di solito un profumo orientale, con abbigliamenti suntuosi, con magari anche illuminazioni che fanno ricordare l'Oriente, queste cose qui. Qui in questa produzione già la scenografia è molto più severa, più moderna e fredda direi anche, tutta di acciaio. Questo era il più bel inizio che abbiamo fatto nella storia di Salome. L'inizio di Salome è sconvolgente nel cercare di rappresentare, di descrivere questa luna pallida in una notte calda in Palestina. E c'è tutto nel primo minuto di musica di Salome, c'è tutta questa atmosfera, come dire, descritta, pitturata con la musica. Nell'opera di Strauss all'inizio lei non c'è in scena, parlano di lei, Narrabot parla di lei, che bella è Salome questa sera, e lei non c'è. E qui comunque, se lei non c'è, se la vede su un maxi schermo, è dentro un mondo di casinò che è il mondo dei suoi genitori. Che lei comincia a cantare, lei scende a una specie di cantina, di banca, come un bunker dove stanno tutti i soldi, i gioielli di questo casinò. Il personaggio di Salomè negli ultimi anni si vede più come una ragazza giovane, delusa di una casa, di genitori in cui non riceve né amore né valori morali né niente che la fa educare in qualche maniera normale, e quindi lei, quando vede questo Giovanni Battista, si innamora di lui perché è la prima volta che vede un essere umano con dei valori che lei non capisce a che si riferisce lui. Lei pensa che lui sta parlando di lei, forse, quando parla di Dio, e si incantesima con questa sua maniera completamente diversa dal mondo che la circonda. Che meraviglia, questo suono che si scioglie come la crema catalana. Salome vede Yohanan per la prima volta quando facciamo il cromatismo. Thank you.
trovare un ambiente che parlava tutto il tempo di soldi. Dunque non abbiamo voluto mettere questo sulla terrazza del palazzo di Erode o su un palazzo qualunque che sia, ma in un posto in cui si ricorda sempre questa cosa un po' strana di chiudere noi le cose preziose. E misto con tutte queste possessioni preziose c'è anche questo profeta. Giovanni Battista è quasi più un'immagine nella testa di Salomè, non è il reale. Lui appare dietro, si apre questa scenografia molto realista di Casinò e diventa una specie di deserto e appare come Simone del deserto, come un profeta, come lei vorrebbe veramente che lui fosse. Quindi è un'immagine surrealista, che magari questo è il punto che più ci ha da vedere con il modo di Strauss, di questa musica di fin di secolo, della decadenza, dell'età d'oro, dove tutto Klimt, tutte queste cose di immagini così esotiche. Qui abbiamo questo piccolo regalo che fa un po' ricordare le antiche idee di una volta quando si faceva la Salomè. Salome è un'opera affascinante, un'opera che al suo apparire nel 1905 è stata anche scioccante, perché finisce il romanticismo, si entra nell'espressionismo e quindi anche da un punto di vista musicale ci sono tutte le esperienze tedesche, e portate addirittura partendo da Wagner, portato in una dimensione di sviluppo addirittura ulteriore.